Segretario, buongiorno, procediamo con l'appello. Buongiorno a tutti, seduta della sesta commissione consigliare del Comune di Palermo, numero 1063 del 14 febbraio 2022. Procedo con l'appello dei consiglieri. Anello presente, Canto. Presente, buongiorno. Buongiorno, Gelarda. Gelarda è presente, buongiorno a tutti. Buongiorno, Scarpinato. Scarpinato presente, buongiorno. Buongiorno, Zacco, non lo vedo, è assente. Quattro consiglieri su cinque presenti. Benissimo, confermato la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta e vedo già collegati il dottore Sacco e il dottore Pollicita che oggi abbiamo in audizione per affrontare l'argomento che riguarda la tassa di soggiorno. Dottore Sacco e dottore Pollicita, buongiorno. Trattandosi di una seduta pubblica, dottore Sacco e dottore Pollicita, buongiorno. Non vi Buongiorno. sento. Buongiorno Sì, trattandosi di una seduta pubblica, vi devo chiedere il consenso alla registrazione. a tutti. Ok. Benissimo. Allora, apriamo la seduta e consiglieri, chi è che vuole intervenire per primo prima di far intervenire il dottore Sacco e il dottore Pollicita? Presidente, intanto l'oggetto della richiesta è chiaro. Chi ha fatto la richiesta dovrebbe fare una breve introduzione, anche perché si parla di tassa di soggiorno e quindi dovremmo capire il L'aveva meccanismo. fatta la richiesta, segretario? E il presidente Zacco. Benissimo. Allora, in assenza del presidente Zacco, tutta la commissione è a conoscenza dell'argomento e quindi io direi di ascoltare il dottore Sacco che diciamo si occupa da poco, visto e considerato che era prima la dottoressa Romano la dirigente che si occupava di tutta la tematica legata alla tassa di soggiorno. Ascoltiamo un attimino una breve relazione su quello che sono in termini di programmazione, in termini di prospettive. Diciamo, oltre che l'utilizzo dei fondi della tassa di soggiorno, in generale, cosa vuole fare l'amministrazione attiva con la tassa di soggiorno e con tutto quello che ne consegue, e poi facciamo gli interventi. Prego, dottore Sacco. Sì, grazie. Allora, se, ritengo che stiamo parlando della programmazione 2022. Beh, penso. Assolutamente sì, 22, 23, 24, corretto. Ok. Allora, noi siamo, come ben sapete, in fase di predisposizione delle previsioni di bilancio e dovremo trasmettere alla Ragioneria Generale entro il 18 febbraio. Su tale tema ho le previsioni che farà l'ufficio più o meno sono in linea con quanto sono state le somme introitate nell'anno 2021. Sapete bene, inutile che ricordo ovviamente la contrazione degli incassi o degli introiti dovuti alla pandemia, quindi rispetto all'annualità 2019. Abbiamo avuto un calo netto nel 2020, un po' meno nel 2021 e quindi più o meno ci stiamo attestando o assestando su cifre verosimili. Ricordo però a beneficio di tutti che l'imposta di soggiorno è un'imposta a destinazione vincolata, per cui tanto prevedo di incassare, tanto devo ritrovarmi nei vari capitoli di uscita. Quindi ai fini, tanto è che nel piano di riequilibrio famoso, eccetera, dico, i numeri ipotizzati non influenzano o non influiscono più di tanto diciamo, ipotetico riequilibrio dei conti finanziari, perché sono somme che hanno una destinazione vincolata, così come prevede la legge. Le previsioni del 2022, verosimilmente, e basandoci, come vi dicevo, su quanto abbiamo noi, abbiamo un dato più o meno recente, perché come sapete da regolamento attualmente vigente, trimestralmente le strutture alberghiere o le strutture ricettive, quelle le cosiddette locazioni breve, devono trimestralmente non solo fare la dichiarazione, ma dovrebbero, come dire, pagare e versare nelle casse del comune la relativa imposta. Il dato aggiornato, diciamo, a fine gennaio, primi di febbraio, ci dà
leggo un incassato del 2000, incassato tra il 2021 e il mese di gennaio del 2022 di circa 1.700.000 euro. A questo si aggiunge nel 2021 però un trasferimento dello Stato inserito in uno dei cosiddetti decreti ristori. Queste somme ovviamente incassate nel 2021 andranno in avanzo, visto che siamo già nel 2022. Quindi le previsioni 2022 ritengo anche in maniera auspicabile che gli effetti o le restrizioni dovute alla pandemia si allentino, come sembrerebbe che in questi giorni si stiano allentando, e quindi ci sia una ripresa anche del flusso turistico. Quindi la nostra previsione verosimilmente si dovrà attestare intorno ai 2 milioni e 200 mila euro. È ovvio che questa previsione, per effetto di quello che dicevo prima, se dovesse essere tra virgolette erronea in positivo, tanto di guadagnato. Però riteniamo che questa sarà la cifra su cui ci dovremmo attestare. Parlare di programmazione in questo momento, diciamo che non abbiamo ancora programmato l'utilizzo delle risorse. Quindi questo è un tema che si porrà, non so se tra qualche giorno, tra qualche mese, però ancora diciamo che una ipotesi di utilizzo di queste risorse man mano che li andiamo incassando, questo ancora non l'abbiamo. Sappiamo che per esempio alcuni eventi culturali, pandemia permettendo, sappiamo che si dovranno realizzare, quindi così come fino al 2019 una parte veniva utilizzata, ritengo, la butto lì perché credo che il festino, se quest'anno ci dovessero essere le condizioni, sarà una delle ipotesi su cui penso la programmazione non potrà che destinare una parte delle risorse. Però per il resto ancora non c'è una vera e propria programmazione. Io mi fermerei qua, non so se avete o se il dottore Policida vuole aggiungere qualche cosa. Dottore Policida, vuole aggiungere qualche cosa oppure ascoltiamo i consiglieri? Io sicuramente devo intervenire, qualcosa da dire ce l'ho. Però se vuole intervenire prima lei, dottore Policida, noi ascoltiamo. Sì, dottore Sacco è stato esaustivo. Aggiungo semplicemente che gli importi che vi ha indicato sono importi al netto di quello che il regolamento riconosce a coloro che pagano, circa il 10%. Quindi sono quelle somme che rimangono disponibili all'amministrazione e al comune. Già sono state depurate, perché sapete che ogni volta che incassiamo con periodicità trimestrale riconosciamo il 10% del versato al soggetto che ha proceduto al versamento. Quindi le somme sono al netto di questa previsione regolamentare, che non entra nella disponibilità dell'amministrazione ma viene riversata agli stessi soggetti che hanno determinato il versamento, e poi loro ne fanno un utilizzo in funzione delle norme in materia, norme legislative. Allora, mi soffermo un attimo sulla programmazione. In passato, dopo aver fatto la previsione di entrata, che quest'anno si attesterà per le ragioni che ha detto il dottore Sacco su 2,2 milioni, quindi un po' più contratta rispetto a prima della pandemia, venivano assegnate nei vari capitoli delle risorse, finalizzate poi all'attività che i vari centri di costo svolgevano. Noi di comune accordo, questo però ha determinato spesso delle modifiche e un affidamento che secondo noi non è corretto, perché a fronte di una previsione nel capitolo X di 500.000 euro, poi in corso d'opera, secondo l'andamento degli incassi o secondo esigenze che venivano fuori in corso d'opera, questa programmazione subiva delle modifiche anche dell'ultima ora. A noi, ne abbiamo parlato anche col sindaco, a noi questo meccanismo
di assegnare delle risorse, alcune saranno assegnate, che però non sono assistite dall'entrata e soprattutto non vengono valutate appieno le priorità dell'amministrazione, non ci sembra molto idoneo. Preferiamo, come ha accennato il dottore Sacco, man mano che si realizza l'introito, e quindi i soldi sono spendibili, che è il tetto che possiamo spendere, perché le previsioni, come ha detto il dottore Sacco, non servono a niente, perché queste sono spese vincolate all'accertamento, quindi non si possono spendere, ancorché siano messe figurativamente nel bilancio, fino a quando non c'è l'accertamento. L'accertamento significa i soldi in cassa. Allora, se nel primo trimestre io incasso 200.000 euro, 300.000 euro, nel momento in cui ho fatto una programmazione in tempi antecedenti, tutti ritengono di poter spendere i 300.000 euro. Quindi la logica che vorremmo seguire quest'anno, in pregiudicato le formalità, è che incassati i 300.000 euro, sottoporremo la scelta, dopo aver intervistato eventualmente i singoli centri di costo su quali sono le loro priorità, cosa vorrebbero fare, sottoporremo a chi di dovere la scelta di spendere l'importo che si è incassato. Questo per evitare affidamenti, procedure che poi non tolgano affidamenti nei terzi, perché ciascuno di questi soggetti che sono destinatari dell'imposta di soggiorno naturalmente lavorano come se dovessero incassare. Però se poi non si incassa, ho creato un affidamento che non posso onorare nei soggetti terzi, oltre che nell'ufficio, e soprattutto rischio di vanificare una programmazione fatta in sede di previsione, che invece poi si deve misurare con l'accertamento fatto al momento periodico dell'incasso. Questa è una piccola novità che noi vorremmo introdurre. Immagino che poi voi abbiate curiosità di sapere come si fa questa programmazione. Anche qui io credo in qualche modo dovremmo intervenire. In passato sapete che era il sindaco che decideva sulla base delle richieste oltre che delle disponibilità, ancorché in un momento di previsione, non in un momento di accertamento. Noi quest'anno proporremo al sindaco di fare una delibera di giunta. Lui fa le scelte naturalmente sull'istruttoria, sulle proposte dei vari uffici, però ritengo più corretto che questo sdoganamento delle risorse, sottolineo, accertate, quindi realmente spendibili, poi ritorniamo su questo concetto di spendibili, venga cristallizzata in una delibera di giunta e venga sancita da una delibera di giunta. È un atto di programmazione che spetta, secondo me, all'amministrazione attiva, ma di cui è giusto che vi sia un'evidenza, tra virgolette, con un provvedimento ordinamentale riconosciuto dal nostro appunto ordinamento, quindi una delibera di giunta con il passaggio con tutti gli assessori, con i passaggi in ragioneria e quant'altro sia necessario. Andiamo al concetto di spendibili. È inutile nascondere che in questo momento sulla spendibilità anche di somme che dovessero domani mattina essere accertate c'è grande incertezza. Facciamo finta di essere a aprile e abbiamo incassato 300.000 euro. Possiamo fare su questi 300.000 euro l'ipotesi di programmazione, ma se non sarà approvato il bilancio 22-24, queste somme non saranno spendibili, perché non sono previste in un documento finanziario, ancorché siano accertate. Nemmeno in dodicesimi? No, non esiste il documento finanziario. Voi dovete considerare, questo lo sapete perfettamente, al di là delle vicende del riequilibrio, che l'idea dell'amministrazione, secondo le indicazioni della Ragioneria Generale, è quella di fare non solo il piano di riequilibrio, ma anche il bilancio 21-23 e successivamente il bilancio 22-24. Queste somme, ripeto per chiarezza, anche se fossero accertate, programmate e incassate, non saranno spendibili se siamo privi del documento finanziario. E questo è documento finanziario che il sindaco ha dichiarato e lo ha fatto presente anche in aula insieme al segretario generale e alla ragione generale. Durante la manovra di riequilibrio ha riconosciuto che deve essere fatto comunque
entro il mese di marzo, addirittura aveva detto entro la fine di febbraio. Io non ci credo, però entro il mese di marzo dovremmo avere quantomeno questo documento, perché ha fatto tanto di quella pubblicità dicendo che con il bilancio approvato può fare l'aumento delle ore a tutto il personale. Io non credo faccia un passo indietro, non si approva il bilancio, perché se non si approva il bilancio pluriennale, sappiamo benissimo, e lei lo sa meglio di me, dottore Pollicita, di aumento delle ore del personale non se ne può parlare, non si può parlare di nulla, addirittura non si può parlare nemmeno dell'impiego di queste somme. Quindi Per il momento è quello che mi preme sottolineare, perché, ripeto, un probabile incasso, non so stimare di quanto, nel primo trimestre 22, e quindi che registreremo intorno al 15 aprile più o meno, perché poi è così. Sì, super giù è quello. La trimestralità è quella. Se non ci saranno questi strumenti finanziari, è un puro esercizio. La programmazione sarebbe un puro esercizio che non potrebbe determinare effetti. Fine a se stesso, non potremmo fare niente. Abbiamo capito questo. Io sono restio, insieme al dottore Sacco, sono restio a fare una programmazione preventiva intanto sulla previsione, e alla luce di queste considerazioni fare una programmazione che determina interessi, appetiti, scelte, opzioni, valutazioni, che poi comunque non potrebbero trovare, non mi sembra un buon esercizio di buona amministrazione dire che spenderemo piuttosto che per la manifestazione X, la manifestazione Y, o quello che ciascuno di noi può immaginare, e poi non si possono spendere. Non abbiamo intenzione di mettere in difficoltà i dirigenti, e almeno noi non abbiamo intenzione di creare aspettative anche nei confronti vostri come interlocutori, che ovviamente seguono queste vicende, di creare delle aspettative che poi non possono essere seguite. Almeno questa è la nostra logica, e credo che il sindaco su questo sia abbastanza d'accordo. Impregiudicate poi le vicende ovviamente finanziarie, che io, per quanto sono a conoscenza che c'è una direttiva che tu hai richiamato, una direttiva formale, sono abituato a vedere i provvedimenti prima di parlare. Chiaro, chiaro, chiaro. Bene, io vorrei intervenire dicendo, intanto i consiglieri devono intervenire, che io l'intervento da fare ce l'ho. Forse è meglio che inizio. No, Presidente, io no. Inizio io con l'intervento. Andiamo un attimino e facciamo un passo indietro. La dottoressa Romano l'abbiamo ascoltata in commissione non una volta, più di una volta. Durante questa pandemia, è vero, noi abbiamo avuto un grosso problema, che è stato il calo drastico delle presenze, che ha sostanzialmente fatto diciamo calare vertiginosamente i ricavi. C'è però un dato che è inconfutabile, che è quello invece che con i vari decreti ristori, cultura e quant'altro, sono invece arrivati dei soldi. Sono arrivati dei soldi che addirittura per certi aspetti non solo colmavano per il 2020 i mancati ricavi della tassa di soggiorno, in aumento, perché con l'ultima conversazione che abbiamo avuto con la dottoressa Romano c'era pure il contributo come città d'arte, addirittura aveva dato per accertato gli incassi anche per il 2021 di somme diciamo abbastanza cospicue, ingenti, che addirittura superavano per certi aspetti gli incassi del 2019. Che fine hanno fatto tutte queste somme che sono entrate? Punto primo. Punto secondo, dei ricavi, qualora siano andati in avanzo di amministrazione, perché il 2021 non è stato approvato e lo abbiamo capito e facciamo la solita tiritera, queste somme adesso che fine faranno? Perché questo è un punto su cui noi non possiamo non affrontare l'argomento. Perché sennò finisce un po' come sta finendo con il decreto ristori, che i soldi che sarebbero stati utilizzati o che si potevano utilizzare per
ristorare realmente le attività o i cittadini, alla fine sono finiti per coprire i buchi di bilancio. No, andiamo a capire realmente queste somme che si hanno fatto. Se posso ti rispondo, e poi se assolutamente vuoi, dottore Sacco. Già il dottore Sacco aveva fatto riferimento al decreto ristoro del 21, che si componeva di due tranche. Una prima tranche è stata accreditata a ottobre 2021 ed è pari, come aveva detto il dottore Sacco, a 1.901.119. Nel decreto di assegnazione, la seconda tranche doveva essere firmata dal Ministero degli Interni entro il 31 ottobre. Secondo i nostri calcoli, ancorché era previsto la possibilità di modificare i parametri che avevano determinato la prima tranche di 1.009.000, siccome lo stanziamento era su per giù in proporzione, doveva venire qualcosa come 600.000 euro, ulteriori 600.000 euro da accreditare entro il 31 ottobre. Vi posso informare che il sindaco ha fatto un sollecito formale al Ministero degli Interni sulla base di questa data fissata nel primo decreto di trasferimento, che ha riguardato ovviamente tutte le città coinvolte e per i quali abbiamo incassato 1.009.000, ma non abbiamo avuto, almeno fino alla settimana scorsa, non abbiamo avuto notizie né formali né informali, so che il sindaco ha fatto dei passaggi sull'eventuale accreditamento di queste ulteriori somme a valere sullo stesso stanziamento previsto dal decreto ristoro in questo ambito. Ci siamo mossi, andiamo all'utilizzo del 1.009.000 e eventualmente di quelli No, prima di andare all'utilizzo mi dovete dire quello delle città d'arte, che fine ha fatto? Ma io non siamo informati su città d'arte. Questo è l'unico ristoro. Quello che confluisce l'imposta di soggiorno, come giustamente hai ricordato tu, è il ristoro per il mancato introito, per la diminuzione del... La dottoressa Romano, e per questo io vi chiedo di approfondire l'argomento, la dottoressa Romano insieme al funzionario, come si chiama la dottoressa che si occupa della tassa di soggiorno, che era presente in commissione, Mendola, esatto, entrambe avevano comunicato formalmente che c'era anche il ristoro, il contributo come città d'arte, che entro l'anno del 2021 doveva entrare nelle casse del comune, e a questi poi dobbiamo aggiungere gli incassi che si sono comunque fatti dei quattro trimestri. Allora, io ti posso assicurare che trasferimenti a titolo di città d'arte, a eccezione se sono due cose diverse, di quello che abbiamo citato di 1.009.000, di cui aspettiamo la seconda tranche, non ne abbiamo avuto. Però ciò non toglie... Approfondiamolo. Aveva fatto la netta distinzione tra il decreto ristori e le città d'arte. Era una cosa in più, e quindi che ben venga e che si possa concretizzare. E poi invece gli incassi del 2021 dei quattro trimestri quanto sono? E ve l'ha detto. 1.732.792,49. Quindi 1.732 più 1.009.000, siamo a 3.600.000 più 600, 4.600.000. Comprensivo però della quota del 10% che si trattengono. Quindi 1.700.000 meno, quindi 1.590.000, quindi già tolto il 10%. 1.590 più 1.009 più 600, giusto? No. È un'aspettativa. 600 che è un'aspettativa. Era aspettativa. Questi sono 1.009.000 più 1.000 incassati. 1.009.000 più 1.006 sono incassati, giusto? Non è... accertati ed incassati. Accertati. Quindi ancora. Stiamo parlando di 3.500.000. 3.500.000. 3.500.000 ci sono e sono nelle casse del comune. Questi 3.500.000. 1.590 e 1.009. Esatto. Sono 3.500.000. Siamo lì. 3.500.000 certi, 600 col punto interrogativo, in più che cosa abbiamo? Il discorso delle città d'arte. Che faremo? Sarà verificato. Questi 3.500.000, passiamo ai 3.500.000.
di questi 3 milioni e mezzo, che cosa ne, se ne è fatto? Che fine allora, ha fatto? Nel, ti do le informazioni che richiedi. Nel primo trimestre, quando si poteva spendere in dodicesimi, è figlia di una programmazione, sono stati distribuiti 300.000 euro al gabinetto, inteso sia il capo di gabinetto sia il vice di capo di gabinetto. 10.000 euro agli approvvigionamenti, 300.000 euro alla cultura e 100.000 euro allo sport. Io vi posso dire che noi abbiamo fatto impegni per circa 300.000 euro, noi intendo capo di gabinetto e vice capo di gabinetto. No, no, aspetta, scusami. 300.000 euro al gabinetto, 10.000 euro... Approvvigionamenti sta per ora su questo ci ritorniamo e poi ci sono altri 300.000 alla cultura e 100.000 allo sport e 100 allo sport. Allora, nel momento in cui sono state fatte queste assegnazioni, io vi posso dare un analitico insieme al dottore Sacco di quello che abbiamo impegnato e quello che abbiamo liquidato sui 300.000 euro. I 10.000, i 300 e i 100.000 non abbiamo informazioni se sono state spese, se sono state liquidate, che cosa ne hanno fatto, perché una volta che col vecchio metodo veniva sdoganato la spesa, la gestivano loro nel rispetto delle destinazioni della tipologia di entrata. Quindi, allora, è inutile che restiamo qui a scendere nel particolare, mandateci una mail con tutti gli impegni che sono stati fatti dall'ufficio di gabinetto, dall'ufficio della cultura e dallo sport. Della cultura non le abbiamo, la possiamo scrivere alla chiamiamo Mimmo Verona e ce li facciamo dare. Esatto. Possiamo fare una mail dicendo di mettervi a valere su questi 300, 100 e 10.000 eventuali impegni, liquidazioni che sono stati posti in essere a valere sulla cassa di soggiorno. Tutto il resto... Gli altri 2 milioni e 8 invece? Non è stato speso. E determina l'avanzo dell'amministrazione. Perché? Perché nel frattempo, scaduto il termine dell'approvazione del bilancio e tutte le vicende che voi conoscete, la loro eventuale impegno avrebbe determinato per il dirigente di turno determinato la necessità, come sapete, di attestare il danno grave e patrimoniale, danno grave e irreparabile. Per quanto riguarda il sottoscritto, io ho detto al sindaco che non ero orientato in materia di turismo, che riguarda il gabinetto ovviamente, non ero orientato ad attestare un danno grave e quindi non abbiamo avuto ulteriori impegni oltre a quelli che vi manderemo. Siccome questo blocco dovuto al parere della Ragione Generale, dovuto al parere del Collegio dei Revisori, immagino provvedimenti che voi conoscete, perché eravamo in una fase di ipotesi, di riequilibrio, poi sapete come è andata a finire, è comunque scaduto il termine dell'approvazione del bilancio, tutte le somme che si sono poi incassate nel corso dell'anno, in cui vi abbiamo dato contezza, non sono state né impegnate né spese. Perché quindi ci sono 2 milioni e 8 che adesso che vanno in avanzo di amministrazione, che fine faranno? Allora, queste somme, eventualmente con i 600.000 euro col punto interrogativo, determinano un avanzo d'amministrazione. L'avanzo di amministrazione si potrà svincolare e quindi essere spendibile a condizione che venga approvato il bilancio 2021, venga approvato un preconsuntivo. Voi sapete che si determina un avanzo vincolato di ampia portata, ma in base a una serie di meccanismi che io non conosco, conosco limitatamente, di questo avanzo vincolato che si registrasse nel 21, se ne libera una certa aliquota, che è nell'importo generale dell'avanzo vincolato. A quel punto si decide quale di questa parte dell'avanzo vincolato si libera e nel momento in cui questa decisione viene presa e si dovesse liberare una parte dell'imposto di soggiorno che ha determinato l'avanzo vincolato, si potrebbe, tra virgolette, spendere. Perché dico tra virgolette? Perché essendo l'esercizio 22 ed essendo ancora privi, se saremo privi del bilancio 22, si dovrebbe comunque attestare il danno grave irreparabile. Quindi, se volete sapere la mia,
per arrivare alla spesa concreta di questo avanzo vincolato, di cui gli importi l'abbiamo detto, noi dobbiamo avere il bilancio 2022, scusa, 21-23, il preconsuntivo o un consuntivo, la liberazione di parte dell'avanzo vincolato se riguarderà anche queste somme, e per finire il bilancio 22-24. Ma il preconsuntivo con la con la liberazione, come dicevi tu, delle somme, e da che cosa si determina, che chi lo determina? Allora, il preconsuntivo, per quello che so io, si è determinato, facciamo un esempio, 40 milioni di avanzo vincolato. Poi per una serie di meccanismi di percentuali di questi 40 milioni e si registrano nel preconsuntivo che dovrebbe essere sottoposto alla vostra attenzione. Ci sono 30 milioni di avanzo vincolato, ma per legge non si liberano tutti e 30, in base a tutta una serie di meccanismi contabili finanziari che io sinceramente non sono in grado di spiegare. Di questi 30 milioni, nell'esempio stupido che sto facendo io, se ne possono liberare 15. A quel punto l'amministrazione deve decidere tra i vari avanzi vincolati, che possono essere finanziamenti di opere, imposta di soggiorno, progetti o tutto quello che ha determinato avanzo vincolato, decide sulla base dell'indicazione della ragione generale che di 30 se possono liberare 10, quali si liberano. A quel punto è vero che sono liberati, ci ritorno, però siccome saremo nel 22 e siamo privi del bilancio 22, bisognerà attestare il danno grave e irreparabile. Ora, io non posso escludere che qualche dirigente ritenga che ci sia il danno, scusate, non grave e irreparabile, il danno patrimoniale, però questa è una decisione che va presa da ogni singolo dirigente. In questa materia personalmente mi sembra difficile configurare un chiaro. Quindi bisogna aspettare l'approvazione del bilancio 22. Lo so, potrebbe venire Verona e dire che è un danno patrimoniale non fare il festino. Sto prendendo un esempio. Però io parto pure dal presupposto che, trattandosi di, diciamo, di somme che possono essere di tassa di scopo, e quindi di somme che sono, tra virgolette, vincolate, l'avanzo, se vanno in avanzo, dovrebbero essere le prime ad essere liberate. Devo dire che quando è successo negli anni passati, questa è stata una scelta presa spesso in considerazione. E certo, è normale. Va bene, quindi mi pare di capire che questi 2.800.000 più 600 se entreranno, chissà che fine faranno e chissà quando, no, e come saranno spesi. Su questo voglio essere chiaro, almeno fino a quando lo gestirò io con il dottore Sacco. Tutto quello che può succedere, la peggiore delle ipotesi, è che non si spendano, che vadano in altri posti a finanziare altre cose, te lo posso scrivere con il sangue, non possono e non devono e non saranno destinate a altre finalità se non quelle previste dalla legge. Ma questo ci mancherebbe. Il problema di fondo è che, per come sono messe le cose e per la totale inefficienza dell'amministrazione attiva, perché è inutile che lo neghiamo, perché se il bilancio non è approvato, la colpa è dell'amministrazione, punto. Per colpa dell'amministrazione attiva noi non possiamo utilizzare delle somme che lo Stato ci ha dato, punto. È inutile che ci giriamo intorno. Oggi noi ci troviamo con 2.800.000 più forse 600.000 euro che sarebbero potuti entrare, che magari di qui a poco entreranno, che sarebbero, diciamo, potuti essere utilizzati e spesi, che non sono stati utilizzati e non sono stati spesi. Quindi questo è un dato inconfutabile che va chiarito, e noi lo stiamo chiarendo. Detto questo, non mi sembra che noi abbiamo cercato di nascondere la realtà. No, ma infatti non è rivolta a voi. Io parto sempre al presupposto, io parlo con voi dirigenti, ma voi dirigenti andate avanti anche sulla base di direttive politiche che arrivano. E io con la politica me la prendo, non me la prendo con i dirigenti. Ma sai, qualche volta se il comune di Napoli, se il comune di Torino, che sono messi decisamente peggio di noi, sono comunque riusciti ad approvare i bilanci pluriennale e a farsi dare chi 1.2 miliardi, chi 800 milioni, chi 400 milioni, e noi invece che non siamo in grado nemmeno di presentare il bilancio, probabilmente neanche ne avremo 180 di milioni. La colpa di chi è? È della politica. La colpa è di Orlando, che ha cambiato 10 assessori al bilancio. E di che stiamo parlando?
Ma detto questo, andiamo avanti, perché così restiamo sui dati tecnici. Fatta salva questa premessa, volevo pure chiedervi, perché lì non sappiamo e non abbiamo più avuto notizie, eventuali ristori del 2021 che poi si rifaranno sul 2022, sono previsti dal governo nazionale? Sono stati previsti? Ne abbiamo idea? Ci sono state interlocuzioni? No, nel 21... Perché quelli che sono entrati nel 21 sono del 2020 e forse ce n'era una tranche del 2021, io non lo so. Competenza 2021. Il 1.900.000 che abbiamo detto e l'eventuale 600.000 euro sono competenza 2021. No. Allora, è del 2020? Non è stato introitato niente. Il decreto, la legge che ha previsto questa misura di ristoro ha trovato attuazione, te l'ho detto, a ottobre-settembre 2021 con un decreto del Ministero degli Interni che ha sfruttato... Ti interrompo, mi vado a studiare poi quello che aveva detto il dottoressa Romano, perché io non, in questo momento non ricordo e non ho le carte sotto mano, però io, se non vado errato, c'era una tranche del 2020 e poi una tranche del 2021. Ma detto questo, non importa, parliamo di prospettiva. Facciamo un approfondimento su questo. Ti posso dire che non è stato incassato niente, perché noi ce l'abbiamo. No, sull'incassato lo so, io volevo capire che fine, diciamo, possibilmente avevano fatto, nel senso, magari entravano dopo. Sembra strano che se ci fosse stata una misura di ristoro a valere sul 2020, arriva quella del 21. Appunto. Può essere quella che è entrata nel 2021 e a valere di parte del 2020 e parte del 2021. Quella l'ho vissuta io, è 21, finanziata nel 21, con la legge fatta prima, ma con un decreto di settembre-ottobre. Altro passaggio, 2022, sono previsti i ristori, sono previsti incassi? Allora, a parte gli incassi fisiologici di cui abbiamo parlato, i famosi... No, di incassi allo Stato, dico. Allora, io ho letto... ma non abbiamo notizie ufficiali. Ho letto che il governo, tra le varie misure, ha anche attenzionato dei ristori nei confronti delle categorie alberghiere e similari, ma direttamente a loro. Sulle bozze che noi abbiamo di un recupero della tassa di soggiorno a favore dovuto al mancato introito della pandemia, non ci sono tracce allo Stato. Però tu sai... in questi giorni il governo sta lavorando con le misure PNRR, forse verosimilmente. E allora per questo ci riaggiorniamo e vediamo. Abbiamo, diciamo, tra virgolette, forse il vantaggio che ancora siamo al 14 febbraio, quindi può essere che qualcosa arriverà, ovviamente. Sono certo che qualcosa dovrebbe arrivare nella categoria. È in pentola, se addirittura è stato già deliberato. Credo proprio che già qualche avviso in quota PNRR sia già uscito nei giorni nei mesi scorsi, ma rivolte proprio agli imprenditori. La logica sia come quota di ristoro in funzione di alcune opere, sia come credito d'imposta, se non mi sbaglio, ma sono ovviamente misure rivolte alla categoria imprenditoriale. Diciamo, non su cui passano, comune non interviene l'amministrazione comune. Chiaro, va bene. E questo è il primo passaggio. Secondo passaggio sul 2022. Parlavate che c'è questo problema sulla utilizzo e quindi sulla programmazione e quindi di conseguenza sulla programmazione che state cercando di affrontare e che sperate in qualche modo di poter risolvere con la spendibilità. E pensate di risolverlo entro quanto in termini temporali? La prima scadenza per noi è il 15 aprile, lì più o meno registreremo l'incassato. A quel punto valuteremo, ma non sarà un segreto, se i bilanci, per le ragioni che vi ho detto, sono stati a prescindere. E diciamo 15 aprile potrebbe essere una prima data in cui... Un'idea in cui ci abbiamo un elemento. Il 15 aprile ovviamente è... Il 15 aprile saranno approvati i bilanci pluriennali 21-23 e 22-24 e
e c'è un incassato certo, si può ipotizzare di spendere l'incassato del primo trimestre, spendere l'incassato del primo trimestre. È ipotizzabile che se c'è il bilancio 21-23 approvato e 22-24 il 15 aprile approvato, parte dei 2.800.000 dell'avanzo di amministrazione? Sì, assolutamente sì. Bene, bene, questo potrebbe essere un dato positivo, va bene. Va bene, per quel che mi riguarda, io gli interventi che avevo da fare, diciamo, li ho fatti. È chiaro che sulla base della programmazione non si può verificare che se c'è la spendibilità il 15 aprile, già noi non dobbiamo avere quantomeno un'idea dai vari settori di quali possono essere le indicazioni che vengono, giusto? Nel senso, voi nel frattempo lo state mandando allo sport, alla cultura, alla direttiva, dicendo come li volete spendere eventualmente questi soldi? È in animo di farlo. Per la verità ti posso dire che un ufficio, non mi ricordo, mi pare Città Storica, Città Storica, ha fatto una richiesta, diciamo, spontanea, che abbiamo messo e metteremo insieme con tutte le altre che arriveranno, che noi soddisferemo. Ottimo. Perché la logica è, se io ho un parterre di richieste e poi c'ho una somma da spendere, quello che ritengo doveroso da parte mia è dire: abbiamo 100 richieste per 700. Come spendiamo i 100? Questa è la nostra logica. E lì poi teoricamente dovrebbe intervenire la politica che programma. E quindi se ne parlerà con il prossimo sindaco, perché il suo sindaco non avevo che dire. Va bene. Consiglieri, ci sono interventi da fare? Tipo questo, Alessandro, attualmente immagino che siete informati. Tutto questo, diciamo, in termini prospettici, mi sembra che sia all'ordine del giorno dell'altra commissione. Siamo stati convocati per domani su una proposta che aveva presentato a Romano di modifica del regolamento di utilizzo della tassa di soggiorno. Sì. Per alcuni versi erano piccoli adeguamenti a delle norme sopravvenute, per altri versi la politica ora ci vuole, se dovesse affrontare quel tema, se dovesse affrontare quella proposta, naturalmente potrebbe incidere sulla regolamentazione di cui ora abbiamo parlato, non sulla spendibilità, perché quello dipende da altre cose, ma quel regolamento che ha la vostra attenzione da un po' di tempo potrebbe essere, se lo ritenete, un'occasione, e ci sono delle proposte ovviamente formalizzate, ma questa è competenza del Consiglio, certo, potrebbe intervenire sulle aliquote, sulle modalità, tutto quello che prevede quel regolamento. E vi posso informare che la sesta commissione, mi sembra, ci ha convocato per domani, quindi sembrerebbe per discutere del regolamento, non dei soldi. Mi sembra, da quello che mi ha detto il consigliere Bertolino, che ci sia comunque un'idea di volontà di affrontare questo problema. E lo affrontiamo, perché anche noi lo abbiamo già in qualche modo visto, abbiamo visto pure che ci sono delle tariffe che secondo il nostro punto di vista vanno rivedute e corrette, perché ci sono i campeggi che prima non pagavano e adesso hanno una tassa quadruplicata, quindi anche lì dobbiamo poi intervenire, però quello lì posso anticipare. Vi posso anticipare che al di là di quello che è stato formalizzato dalla dottoressa Romano, firmai pure io come capoaria, il Consiglio Comunale è sovrano per intervenire con le modalità e con gli importi che riterrà più corretti, più opportuni, necessari. Evidentemente anche questo potrebbe determinare una rivisitazione della previsione di bilancio. Mettiamo che il Consiglio mi dimezza naturalmente l'imposta di soggiorno, ne subisce la previsione. Mettiamo che il Consiglio le amplifichi, c'è una conseguenza, ma quella la valuteremo poi strada facendo secondo le decisioni del Consiglio. Chiaro, va benissimo. Consiglieri, ci sono interventi da fare? Consigliere Scarpinato, consigliere Canto, vedo solo voi due collegati. No, grazie, è stato abbastanza chiaro, Presidente, la vicenda è chiara, il suo intervento è stato chiarissimo, anche la risposta degli uffici e la sintesi politica, diciamo, è chiaro che poi ognuno farà la sua. Grazie, Presidente. Perfetto, grazie consigliere Canto. Consigliere Scarpinato. No, Presidente, non posso che allinearmi intanto al suo intervento, perché insomma sostanzialmente questa commissione più volte
ha trattato la tematica. Lei ha fatto bene a fare un excursus. Abbiamo ascoltato la dottoressa Romano. Mi è piaciuto molto anche diciamo, l'intervento del dottore Pollicita in merito alla programmazione, perché è giusto e doveroso programmare, ma su dati certi. Ovviamente, Presidente, in merito alla delibera, già mi sono espresso in un intervento quando abbiamo avuto l'opportunità, anche avevamo quota parte dell'amministrazione attiva, avevamo l'assessore Martorana, e poi per il resto sostanzialmente sono comunque soddisfatto di quella che è stata la disamina rispetto alla tematica trattata. Quindi, Presidente, nulla da aggiungere. Benissimo, e allora se non c'è nulla da aggiungere, io vi auguro buon lavoro. Ci riaggiorniamo possibilmente non appena avremo contezza del bilancio di previsione e di quello che è il corso dell'amministrazione, e poi possibilmente semmai se si deciderà di trattare realmente questo regolamento che è in questo momento nelle commissioni. Cosa? Dovrete sopportarci ulteriormente. Sarà un piacere. Salutiamo il dottore Pollicita, ma facciamo anche l'in bocca al lupo al dottore Sacco, che ha preso ovviamente questo settore, ne aveva pochi, adesso Sacco, ne ha un in più. Buon lavoro. Arrivederci. E allora, se non ci sono altri interventi, io procederei con la lettura del verbale e ci avviamo alla chiusura della seduta. Sì, collega Amato può procedere con la lettura, vado io. Collega Amato. Intanto vada lei, segretario, vado io. Lei. Avevo il microfono chiuso, comunque come dite voi. Vai. Allora, la signora Amato, che è molto meglio ascoltare la signora sicuramente Amato. La voce della signora Amato è meglio rispetto alla mia. Verbale numero 1063 del 14 febbraio 2022. Il vicepresidente Anello alle ore 10:12 apre la seduta in seconda convocazione con la presenza dei consiglieri Canto, Gianardo e Scarpinato. La seduta è svolta mediante l'utilizzo della piattaforma Meet, come da disposizione del Presidente del Consiglio Comunale. La seduta è videoregistrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo ed è parte integrante del presente verbale. Argomenti da trattare: programmazione utilizzo tassa di soggiorno, comunicazioni, programmazione incontri, varie ed eventuali, approvazione del verbale della seduta odierna. La commissione, per affrontare l'argomento posto al punto 1, ha invitato in audizione il dottore Sacco. È presente anche il dottore Pollicita. Il presidente Anello dà il benvenuto al dottore Sacco e al dottore Pollicita. Comunica che la seduta è registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo, pertanto chiede il consenso alla registrazione. Gli ospiti danno il consenso. Il presidente Anello introduce l'argomento in oggetto e chiede se i colleghi vogliono intervenire. Consigliere Scarpinato chiede chi ha richiesto l'audizione, il segretario risponde. Il presidente Anello chiede di ascoltare già il dottore Sacco, visto che la dirigente che si occupava della tematica era la dottoressa Romano. Chiede cosa vuole fare l'amministrazione attiva con la tassa di soggiorno e quello che ne consegue. Il dottore Sacco ritiene che si sta parlando della programmazione del 2022-2023 e precisa che sia in fase di predisposizione di bilancio, che si deve presentare in ragioneria entro il 18 febbraio. Le previsioni sono in linea con le somme introitate prima. Gli introiti sono stati direttamente inferiori nel 2019 a causa della pandemia. Ricorda comunque che la tassa di soggiorno è una tassa a destinazione vincolata. Le previsioni del 2022, basandosi sul dato recente, si presume che si debba versare al Comune la relativa imposta. Riepiloga quanto incassato tra il 2021 e l'inizio del 2022, che si aggiunge nel 2021 un trasferimento dello Stato inserito in uno dei decreti ristoro, e le somme incassate nel 2021 andranno in avanzo, visto che già si è nel 2022. Precisa che ancora non si può parlare di programmazione perché non si è parlato di utilizzo delle risorse. Un'ipotesi di utilizzo si avrà man mano che si incasserà. Ritiene che ancora non si possa parlare di programmazione perché non si è parlato di utilizzo delle risorse. Un'ipotesi di utilizzo si avrà man mano che si incasserà.
ho riletto due volte, ritiene che probabilmente una parte sarà utilizzata per l'organizzazione del festino. Il presidente Anello dà la parola al dottore Pollicita. Il dottore Pollicita aggiunge che gli importi indicati dal dottore Sacco sono al netto di quello che il regolamento riconosce a chi paga, sono quelle somme che rimangono disponibili all'amministrazione. Sulla programmazione precisa che in passato, dopo aver fatto la previsione in entrata, venivano assegnati nei vari capitoli delle risorse. Poi nel corso d'opera, a seconda delle esigenze che venivano fuori, la programmazione subiva delle modifiche. Dopo averne parlato con il sindaco, si è deciso che il meccanismo di assegnare delle risorse avverrà dopo. Continuo a relazionare sulla programmazione. In passato decideva il sindaco sulla base delle richieste. Quest'anno proporranno al sindaco di fare una delibera di giunta con delle varie proposte. Le cifre spendibili credo debbano essere cristallizzate con la delibera di giunta. Sul concetto di spendibilità di somme anche da accertare c'è ancora incertezza, ne spiega le motivazioni. Precisa che non sarà approvato il bilancio, che se non verrà approvato il bilancio 2022-2023 le somme non potranno mai essere utilizzate. Il presidente Anello precisa che il sindaco ha dichiarato insieme al segretario generale e al ragioniere generale che deve essere fatto entro il mese di marzo. Il dottore Pollicita ritiene che un probabile incasso che si registrerà intorno al 15 aprile, se non ci saranno gli strumenti finanziari, non si può determinare nulla. Pertanto non vuole creare delle aspettative anche nei confronti dei consiglieri per poi non po- delle aspettative nei confronti dei consiglieri per non effettuare le attività per non poter effettuare poi le attività previste. Il presidente Anello precisa che la dottoressa Romano è stata udita e si è appurato che durante la pandemia i ricavi sono stati nettamente minori, ma c'è un dato che con i vari decreti ristori sono arrivati dei soldi per che per certi aspetti non solo non colmavano per il 2020 i mancati ricavi della tassa di soggiorno, inoltre è arrivato il contributo di Città d'Arte, si sarebbero avuti incassi anche per il 2021 somme cospicue e che superano per certi aspetti gli incassi del 2019, per cui chiede che fine hanno fatto questi incassi e chiede ancora se le somme non utilizzate che fine faranno. Il dottore Pollicita precisa che il dottore Sacco ha fatto riferimento al decreto ristoro del 2021 che prevedeva due tranche, una accreditata ottobre 2021 di 1.900.000 euro. Nel decreto di assegnazione la seconda tranche doveva essere firmata dal Ministero degli Interni di circa 600.000 euro. Successivamente il sindaco ha fatto richiamo formale, ma non si sono avute notizie sull'eventuale accreditamento di queste ulteriori somme previste dal decreto ristoro. Il presidente Anello chiede notizie sulle cifre circa l'utilizzo del Città d'Arte. Il dottore Pollicita non è informato sull'argomento. Il presidente Anello ricorda che la dottoressa Romano insieme al funzionario dottoressa Mendola hanno comunicato che c'era anche contributo come Città d'Arte che come introito nel 2021 doveva entrare nelle casse del comune insieme agli incassi dei quattro trimestri. Il dottore Pollicita continua a rispondere che introiti di Città d'Arte non ne hanno avuto. Presidente Anello chiede di approfondire l'argomento, si apre un dibattito relativamente alle somme incassate da utilizzare. Il dottore Pollicita elenca le somme elencate e assegnate alle varie aree dell'amministrazione, ma non hanno informazioni se le somme sono state utilizzate. Presidente Anello chiede l'invio di una mail con gli impegni dei vari settori. Il dottore Pollicita precisa che le somme rimaste vanno in avanzo, vincolato anche a causa del blocco dovuto dal parere del ragioniere generale e del collegio dei revisori, pertanto le somme non sono state né spese né impegnate. Continua a relazionare. Presidente Anello ritiene che trattandosi di somme vincolate, se vanno in avanzo dovrebbero essere le prime ad essere liberate. Dottore Pollicita risponde che in passato è stato preso in considerazione e precisa che le somme non saranno destinate ad altre finalità. Presidente Anello ritiene che la colpa è dell'amministrazione se non si sono potute utilizzare le cifre che il governo nazionale ha destinato. Chiede altresì se eventuali ristori nel 2021 che poi si rifaranno nel 2022 se sono previsti dal governo nazionale e chiede se ci sono state interlocuzioni.
dottore Pollicita risponde che il 1.900.000 e i 600.000 euro sono di competenza del 2021 e nel 2020 non è stata introitata nessuna cifra, perché la legge è stata approvata nel 2021. Presidente Anello chiede se nel 2022 sono previsti incassi o ristori da parte dello Stato. Dottore Pollicita risponde che ha letto che tra le varie misure ci sono attenzionate somme sulle categorie alberghiere. Dottore Sacco precisa che vi sono dei ristori per alcune categorie imprenditoriali. Presidente Anello sul 2022 chiede cosa si sta cercando di fare e come poter risolvere con la spendibilità e quindi chiede tempi. Il dottore Pollicita risponde che la prima scadenza è il 15 aprile, dove si registrerà l'incasso e dopo si valuterà se i bilanci sono stati approvati. Presidente Anello chiede se ci sono interventi. Il dottore Pollicita affronta il regolamento sulla tassa di soggiorno e ricorda che la dottoressa Romana ha presentato una modifica allo stesso. I consiglieri Canto e Scarpinato concordano sugli interventi fatti dal presidente Anello. Consigliere Scarpinato inoltre precisa che l'intervento sulla programmazione del dottore Pollicita è abbastanza chiaro e si ritiene soddisfatto della disamina fatta dell'argomento trattato. Presidente Anello saluta e ringrazia gli ospiti e chiede di riaggiornarsi non appena ci saranno notizie e se si tratterà il regolamento chiede altresì di essere informati. Il presidente Anello chiede al segretario di dare lettura del verbale della seduta odierna. Si procede con la lettura e l'approvazione per appello nominale. A voi per l'approvazione. Procediamo con la votazione, forza. Procediamo con l'approvazione per l'approvazione del verbale della seduta odierna. Anello. Favorevole. Canto. Favorevole. Gelarda. Favorevole. Scarpinato. Consigliere Scarpinato. Sì, sempre il microfono, favorevole. Ok, approvato all'unanimità dei presenti. Scusi, non ho chiamato Zacco, ma non lo vedo, è assente. Okay. Benissimo. E allora, sono le 11.08, la seduta è chiusa, ci riaggiorniamo domani. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Salvo. Io non posso staccare la registrazione, non so perché. Staccate, Enzo, stacca tu. Sì, dalla sesta. Sì, io non so il motivo per cui non si stacca.